Bene, oggi coloriamo con i pennarelli Giotto. Facciamo le pettinature. Facciamo i capelli, perché un figurino ha bisogno di avere i capelli. Magari non andiamo a sviluppare il viso, però almeno fare un minimo di pettinatura. In questo tutorial ti faccio vedere come fare delle pettinature semplicissime. Il più semplici possibile, perché tu possa fare dei figurini con i capelli. Vediamo come fare. Allora, mettiamo sopra una velina e cominciamo. Prendiamo un marrone, ok? E facciamo una pettinatura semplicissima. Allora, intanto incominciamo dalla metà, qui ci sarà la metà, facciamo la frangetta, poi decidiamo la lunghezza, facciamo finta che sia lunga così e tiriamo una riga. Tiriamo un'altra riga. Dopodiché facciamo delle righe parallele, cerchiamo di fare una pettinatura il più semplice possibile, lasciando anche un po' di spazio tra una riga e l'altra. Mi raccomando, le orecchie sono importanti, anche le orecchie da fare. E poi tiriamo delle linee parallele. Qui ci sarà la frangia, per cui diamo un altro movimento con altre righe, sempre parallele fino ad arrivare alla metà. E adesso facciamo la stessa cosa nell'altro lato. Arriviamo a fare la frangia e facciamo delle altre righe con la ciocca dei capelli che va intorno all'orecchio. Possiamo ripassare un po' la parte del viso per essere più precise e facciamo queste linee semplici, con un po' di distanza magari l'una dall'altra, per creare la pettinatura. Dove c'è da fare qualche riga in più si fa. E come vedete abbiamo fatto una pettinatura semplicissima, stilizzata, cioè così. Ok? Quindi abbiamo fatto questa pettinatura così, in modo stilizzato. Allora, come fare a fare i capelli in modo semplice? Praticamente si tratta di fare, intanto avere un'idea della metà, della lunghezza dei capelli che si vuole fare, poi dopo si fa così, così. Qui ci sarà ovviamente la frangia. Io cerco di farvela più semplice possibile. Se qui c'è il viso con le orecchie, mi raccomando, disegnateli le orecchie, le righe saranno quasi parallele, seguiranno, faranno questo movimento qui. Quindi vado a fare tutte queste righe fino ad arrivare ovviamente al collo. La stessa cosa la faccio dall'altro lato, quindi faccio queste righe quasi parallele che partono da qui e vanno giù, seguendo anche un po' il movimento. Per la frangia farò la stessa cosa, sempre da questo punto qui partono le righe con la frangia. Dopodiché posso anche prendere un colore magari un po' più chiaro, per andare, adesso prendo l'arancione, ma poi scegliete voi che colore usare, un colore più chiaro da mettere sotto. Posso anche, sempre facendo le righe,
Posso anche decidere di metterci un colore più chiaro sotto. Farò la stessa cosa, vicino al collo la coloro tutta e poi vado a fare queste righe che sono un po' le ciocche dei capelli. Utilizzando due colori più simili possibili, uno più chiaro e uno più scuro, e facendo tutte queste linee ottengo un effetto di capelli. La stessa cosa per la frangia. Poi ci sono alcuni punti dove colorerò di più e altri dove colorerò di meno. Però almeno così è una pettinatura semplicissima che si può fare e che dà l'effetto di capelli, cioè non fate i figurini senza i capelli, perché siamo donne, quindi fate un figurino di una donna, fategli una pettinatura stilizzata, ma fategli i capelli. Magari ci volete mettere un orecchino. Mettete un orecchino, ok? Se volete utilizzare, dare un effetto di ciocca, magari andate a fare così e la interrompete lì. Potevate dare una forma anche un po' più tonda invece che dritta, allora avreste continuato queste righe per dargli una forma un po' più tonda. Almeno fate i capelli stilizzatissimi, perché non sono indispensabili i capelli nel figurino, nel senso che fate un bel abito, un bel capo, però mettetegli i capelli, anche il più semplice possibile. Questo qui è una pettinatura semplicissima. Volendo posso andare a fare un po' più di scuro vicino al collo, aggiungo delle righe un po' più scure vicino al collo. Se voglio sottolineare la frangia, faccio qualche linea un po' più scura sulla frangia, qua e là. Dopo vi sbizzarrite per dare lo stacco della frangia e avete creato un minimo di pettinatura. Bene, ora vediamo, abbiamo fatto questa, adesso facciamo la pettinatura qui. Allora, prendiamo il giallo, comincio dalla metà, quindi dalla metà, mi segno la parte sopra alle sopracciglia per la frangia e faccio la frangetta. Poi facciamo una coda alta come una famosa cantante, un po' di righe per i capelli e poi dobbiamo fare la coda. Quindi è una specie di S. Qui la facciamo attaccata al collo e andiamo a unire le due linee. A questo punto facciamo la stessa cosa delle righe come abbiamo fatto qui, facciamo anche qui. La frangetta, sempre trovando questo punto, la parte delle orecchie, l'altra parte delle orecchie. Quindi abbiamo fatto la base per fare la coda alta, in questo caso i capelli biondi. E andiamo avanti con questa linea che sembra una specie di S per fare la coda. Ora possiamo anche, questa è stilizzata, abbiamo fatto la pettinatura della coda. Se ve la faccio vedere così, vediamola più semplicemente,
abbiamo fatto la coda, ok? La vediamo qui. Facciamo come abbiamo fatto prima, decidiamo l'altezza della frangia, avremo una linea di metà, un punto, e di qui facciamo la frangia che esce un po' fuori, ok? E l'altra parte della frangia, poi andiamo a fare le righe così. Immaginando una linea di metà, faremo la parte della testa, la coda e facciamo una specie di S. Partiamo di qui e facciamo un'altra S che però rimane nascosta e chiudiamo qui la coda. A questo punto facciamo delle linee che seguono il movimento delle ciocche dei capelli, chiaramente qui si interrompe e qui va avanti. Mettiamo le orecchie. E avremo qui, congiungiamo le righe anche qui. E abbiamo fatto la nostra coda. Se vogliamo aggiungiamo un colore un po' diverso o un giallo più chiaro anche. Adesso io uso quello più scuro così lo vedete meglio nel video. E mettiamo qualche ciocca qua e là. Io sto usando questi colori perché si vedono meglio nel video. Dopo voi usate i colori che volete. Chiaramente vi conviene usare dei colori chiari per dare questo effetto dei capelli. Come vedete sto ripassando. Se volete fate una ciocca fuori. E dove è bianco aggiungete delle altre righe. Poi potete andare a colorare di più con un altro colore. Riprendiamo ad esempio il giallo e possiamo andare anche a colorare un po' di più in alcuni punti. E questa è un'altra pettinatura semplicissima, sul collo, vicino al collo fate un po' più scuro e avete una pettinatura stilizzata, ma semplice, 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 più semplice di così. È semplicissima, ok? E quindi avrete due pettinature, questa e questa, ok? Le stiamo guardando adesso, queste due e queste due. Adesso facciamo la pettinatura qui. Ok, adesso facciamo la pettinatura qui. Allora in questo caso non comincio dal centro ma comincio di lato, quindi il centro sarebbe qui, io comincio un po' più in là e faccio una frangia. Vedete che faccio questa onda e arrivo con quest'altra riga, arrivo fino all'orecchio, mentre invece qui faccio la onda e arrivo fino all'orecchio proprio vicino alle sopracciglia. Poi devo fare delle onde, fatene poche così è più facile da fare il disegno e arrivate fino alla spalla. Di qua fate delle onde. A questo punto faremo di nuovo le righe che seguono come delle ciocche che seguono la forma. Adesso vi faccio vedere. Qui i capelli saranno dietro all'orecchio, per cui arrivo fino all'orecchio. Questo è il punto e questo qua è il punto.
ok? Questo punto qui, di cui parto e metto le righe dietro ai capelli. Qui c'è questa onda che fa così, io la seguo, però qui non la faccio proprio uguale, mi avvicino, qui mi sono avvicinata. Parto di qua, mi avvicino anche qui e poi riallargo la linea. Vicino al collo posso anche un pochettino ripassare il collo e il viso, fare delle onde anche qui con un verso differente. E sto creando le ciocche in modo molto 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 semplice, perché non dovete diventare matte, almeno partire facendo un minimo di capelli, perché il figurino senza capelli, contando che è un figurino femminile, non è bello. Qui mi sono fermata all'orecchio e ho lasciato questo spazio che poi andrò a colorare. Ripasso la parte del collo, del viso e della parte dell'orecchio, rifaccio la riga e mi fermo qui e mi sposto, quindi con la riga arrivo a questo punto e poi mi sposto di nuovo, vengo qui, faccio un'altra forma sempre a onda e le cambio, così do l'effetto di mosso. A questo punto, visto che stiamo facendo una pettinatura molto molto semplice, ci saranno dei punti che io andrò a colorare. Ve lo faccio vedere sul foglio. Bene. Allora, abbiamo detto che non partiamo, qui ci sarebbe la metà, ma noi partiamo più in là. Quindi partiamo qui e facciamo la frangia che va dietro l'orecchio. Sempre di qui facciamo l'altra ciocca che va dietro l'orecchio, avremo la forma dove diamo delle onde, due o tre sono sufficienti, non ne fate tante, semplificatevi la vita, deve essere proprio molto stilizzato. Andiamo avanti e facciamo altre onde, se volete potete fare una ciocca che fa così e qui ci sarebbe la spalla. A questo punto facciamo le ciocche che vanno dietro ai capelli, qui seguono e poi si allarga la riga per dare l'effetto della ciocca. Vicino possiamo fare anche così, decidete le forme delle ciocche e poi le andate a fare. Come vedete, un punto, un punto, un punto. Io vado a unire le righe in alcuni punti, cioè la mia ciocca sarà così, qui si unisce e poi fa così. In questo punto si è unita, ok? Qui l'ho unita e gli do il movimento. Stessa cosa faccio da questa parte. Così avete un effetto di pettinatura senza essere una cosa impossibile, ok? Un pochino, se volete fare questa ciocca un po' così, potete anche farla, ok? Adesso andiamo a colorare dei punti un po' più scuri, qui possiamo colorare vicino al collo un punto un po' più scuro. E vi andate a colorare i capelli dando l'effetto delle ciocche con i capelli ondulati, mossi, ricci, come volete voi, colorati in alcuni punti e date questo effetto. Qui coloreremo tutto oppure date un effetto di luce, magari un riflesso più chiaro
Lascerete un po' bianco o metterete un colore un po' più chiaro per dare un riflesso. E qui andate a colorare tutto. E fate le ciocche molto, in modo molto 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 semplice. Cioè, questo video vuole aiutarvi a fare i capelli nel modo più semplice possibile per farli i capelli nei figurini, perché un figurino, vabbè, non c'è il viso, ok, non importa, ma almeno i capelli, un minimo di pettinatura fateli. Quindi, come vedete, ho fatto delle righe che sono così, e poi in alcuni punti qua l'ho unita. Così do l'effetto della ciocca. Naturalmente ricordate le orecchie. Le orecchie. Mi raccomando, le orecchie sono da fare. Poi, se ci volete mettere degli orecchini, ci mettete anche degli orecchini, ok? Visto come realizzare i capelli in un modo molto semplice in questo video, con questi pennarelli semplicissimi. Vi consiglio di partire con i pennarelli comuni, cioè questi, per poi passare ai Pantone, che sono pennarelli un po' più professionali. Quindi potete cominciare con questi e poi dovrete passare ai Pantone per fare i figurini. Abbiamo visto come fare i capelli in un modo molto molto semplice. Abbiamo fatto queste tre pettinature e le ho fatte insieme a voi con questi pennarelli, ok? Quindi, se vi piace l'argomento, scrivetemelo nei commenti, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per non perdere nessuno dei miei aggiornamenti. Mi raccomando, partite con questi pennarelli per poi passare ai Pantone, ok? Bene, ci vediamo per il prossimo video. Se ti è piaciuto, lasciami un like. Un grande saluto da Patrizia Patò 74. Ciao!